Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo è un tutorial su come creare un collage, diciamo a effetto cuore, che facciamo di effetto tipo Polaroid, però a forma di cuore. E come tema io uso i miei beniamini che sono Cherry Season, quindi Ayaz e Oiko di Cherry Season. Quindi questo può essere di spunto per voi, per quelli che sono in coppia, perché essendo questo stile comunque un po' romantico, e per le coppie oppure per delle amiche o qualche altra, per la mamma. Quindi io vi faccio vedere come realizzarlo. Apriamo Photoshop e andiamo ad aprire un nuovo documento e lo facciamo carta internazionale, gli diamo A4 21x29,7 e quindi qua lo ruotiamo, quindi facciamo 297x210, quindi invertiamo metodo di colore CMYK e qui gli diamo ok. Importante, abbiamo bisogno di avere a disposizione sia le foto ma anche un pezzo di legno, quindi diciamo una foto del legno dove noi andremo a fare questo effetto particolare. Io vado a fare apri, ok, io ho trovato questo, quindi andiamo qui sul tasto destro, duplica il livello e lo portiamo in senza titolo 1. Ok, lo ingrandisco così che questo può sembrare una tavola di legno. E qui andiamo ad aprirci le foto. Ok, ce le apriamo tutte. Mi vado a selezionare con lo strumento selezione solamente questa scena qui, perché qui ci sono le scritte e a me non mi interessano. Qui andiamo su modifica, copia, vado in senza titolo 1 e faccio modifica, incolla. E qui vado a ingrandire la prima foto e la posizioniamo qua. Andiamo qui nello strumento delle forme e andiamo a mettere forma personale. In forma personale andiamo a mettere questa qui a forma di cuore. Creiamo questo cuore qui sopra, la allarghiamo quanto la foto in questo modo. Ok, questo cuore però deve essere di riempimento, quindi noi andiamo qui e andiamo a mettere qualsiasi colore e togliamo la traccia. Andiamo qui nei livelli e portiamo la forma sotto la foto. Andiamo sul livello della foto e andiamo ad applicare tasto destro oppure qui crea maschera di ritaglio. Come vedete abbiamo qui la foto. Andiamo sul livello del cuore, della forma, quindi andiamo ad applicare una traccia. Traccia, andiamo a metterla di colore bianco e la portiamo esterna. Esterna. Poi andiamo su ombra e andiamo ad applicare un'ombra in questo modo. Ci possiamo anche spostare, vedete, così, e gli diamo ok. Selezioniamo i due livelli e li ingrandiamo, e questa la spostiamo qui. Andiamo ad inserire un'altra foto, sempre lo strumento di selezione, mi seleziono qui mela C oppure modifica, vado qui e vado a fare mela V oppure sempre modifica incolla. Mi duplico la forma e adesso qui si è tolta, quindi io vado a riapplicarla, tasto destro, la maschera di taglio. Me la sposto sotto quest'altra foto, in questo modo, e me ne duplico per altre tre foto, visto che abbiamo altre tre foto. Ok, la metto qui e poi dopo decido la dimensione. Ok, mi vado a selezionare questa e la porto sotto il livello dei loro due, me la sposto qui, vado qui, tasto destro, crea maschera di ritaglio in questo modo, vedete? Ok, andiamo a inserire le altre due foto, questa me la metto per intera, quindi tasto destro, duplica livello, la ingrandisco e vado in modo che vada a coprire i due cuori. Mi accerto che questa è la forma giusta. Andiamo qui, tasto destro, crea maschera di ritaglio. Andiamo a inserire l'ultima, eccola. E la andiamo a mettere, vedete, sopra al livello di quest'altro cuore, che è quello lì senza il ritaglio. Ingrandiamo, tasto destro, crea maschera. Ok, adesso cominciamo a posizionarci le foto. Quindi ci selezioniamo sempre la foto e il cuore e la rimpiccioliamo questa, in modo che rimpiccioliamo entrambi. La ruoto e me la posiziono qui. Prendo questa, la rimpicciolisco e me la vado
a mettere qui. Ok, avendo fatto il duplica livello dello stesso cuore, automaticamente lui vedete che ci ha preso sempre gli stessi effetti senza andare a ricopiare. Ok, ci andiamo a mettere questa e la avviciniamo e la portiamo sotto tutti i cuori e la mettiamo qui. Ok, io adesso vorrei dare un velo, diciamo, di opacità, quindi mi seleziono tutto il livello. Vado a dargli un livello sopra tutti e glielo metto di bianco. Andiamo qui e gli vado ad abbassare un po' l'opacità, in modo vedete che i colori sono meno sparati. Poi possiamo dare anche un altro tocco, qui gli tolgo la visuale, prendo lo strumento T e qui scriviamo i due cuori, ci ingrandiamo il testo e andiamo ad applicare uno smusso ed effetto rilievo cuscino, qui andiamo a mettere, vedete, andiamo qui, poi andiamo anello, gli andiamo a mettere la traccia, non la mettiamo, l'ombra, poi questa la stiamo facendo velocemente, ma andate a vedere che c'è proprio un tutorial su come creare l'incisione. Qui su sovrapposizione gli vado a mettere, vedete, il colore, gli vado ad abbassare un po' il metodo di diffusione, vedi l'opacità, gliela abbasso e qui gli vado a cambiare il carattere, impiccioliamo e mettiamo di nuovo il velo bianco che abbiamo fatto e ecco il nostro collage ha effetto tante foto a cuori. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi possa essere utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!